Welcome back. E prima di continuare, quindi di introdurre il materiale vetro, possiamo anche ripristinare semplicemente attraverso questa linguetta, ok, il materiale originario della mia superficie. E adesso passiamo, prima di associare tutti i materiali e andare a modificare per guadagnare tempo, diciamo i materiali ereditati da 3D Studio Max per alcuni oggetti presenti nella scena, introduciamo un poco, anzi creiamo un po' proprio un materiale, quindi creiamo una nuova cartella, chiamiamola Glass e creiamo un nuovo materiale che chiameremo M underscore Basic Glasses. Ok. Andiamo ad aprire e la prima cosa che facciamo, andiamo a selezionare qui all'interno di Opaque Translucent. Ok, poi andiamo nello Shading Material e anzi andiamo qui in Lighting Mode e andiamo a scegliere Surface Translucency Volume. Andiamo in used with static lighting, andiamo a spuntare questa opzione. Adesso, come fatto per tutti gli altri materiali padri, andremo a creare dei parametri. Questo qui lo rilasciamo e richiamiamo il vector parameter. Lo chiamiamo color base. Andiamolo a rinominare correttamente. Rilasciamo Metallic e digitiamo Scalar per richiamare uno Scalar parameter Metallic. Lo chiameremo Metallic. Da Specular facciamo la stessa cosa e digitiamo uno Scalar parameter Specular. Da Ragnes, manco a dirlo, Scalar Parameter Rauf, ci basta anche questa per intenderci. Poi andiamo su Opacity e Scalar Opacity. In questo caso potremmo aggiungere per dei vetri particolari, magari della scena, anche la proprietà relativa alla rifrazione della luce. Quindi Scalar Refract. Ok. Andiamo a prendere l'emissive e andiamo qua per il momento. È un elemento che non andremo a toccare per il momento. E Scalar Emissive. Questo lo teniamo su 0. Andiamo ad aggiustare un po' i nostri nodi. Poi ce li possiamo semplicemente allineare. Magari sulla sinistra. Ok, come Metallic selezioniamo in default volume di 0,1, come Specular 0,05, come Roughness 0,03, come emissive lasciamo 0, come opacity 0,25 in questa parte qua e come refract in questo senso lasceremo 0.
attendiamo che il materiale venga rigenerato all'interno della viewport. Magari potremmo utilizzare, ho lasciato il parametro relativo all'emissive solo perché potremmo magari utilizzarlo per una sorta di vetro che illumina in realtà. Vedete che a calcolare tutti questi parametri impiega un po' di tempo. Vedete che il parametro refract su 0 già dà questa default volume, mettiamolo a 1, cioè l'indice di rifrazione del vetro, appunto. Quindi lo lasceremo così fin quando non abbiamo un'esigenza di modificarlo, chiaramente. E magari, vedete, impiega un bel po' di tempo per rigenerarsi. Abbiamo dato diversi parametri, magari come default mettiamo un vetro tipo un azzurrino di questo tipo. Clicchiamo su OK e attendiamo che lo stesso venga rigenerato. Possiamo anche salvarlo. In realtà avremmo potuto utilizzare anche una texture di tipo normal su questo basic, ok? Che inizialmente avremmo potuto mettere una texture, una fake texture, no, poi dopo magari sostituirla laddove volevamo un effetto magari increspato del vetro stesso. Però in questo caso iniziamo a creare un vetro, diciamo, una situazione basica per il nostro vetro. Magari azzurrino. Mettiamo in questa posizione, abbiamo il nostro vetro basico, possiamo come sempre qui destro clic create instance material m underscore gl inst underscore glass underscore windows ad esempio. Supponiamo di voler aumentare un poco l'effetto speculare, scendere un poco, aumentare un poco 0.06 la roughness e la speculare a 0.25. Il colore potrebbe andare già bene in realtà, ma potremmo anche mettere un colore differente come questo, salvare e avere il nostro primo vetro. Magari se andiamo a prendere la nostra Windows e andiamo a trascinare e a sostituire il nostro vetro con questo, abbiamo sostituito il nostro vetro qui. Ne abbiamo fatto uno di vetro, ma ne potremmo fare a bizzeffe, nel senso, se io volessi semplicemente faccio una copia di questo vetro, volessi andarne a modificare il colore, ad esempio in un rosso, andare a modificare un po' l'opacity 0,35. Salvarlo e volerlo applicare semplicemente a questa parte qui del mio bicchiere, avrei una situazione di questo tipo, ma potrei anche
portare a 1,15 il fattore di rifrazione. Adesso non riusciamo a notarlo bene da questa inquadratura, ma vi garantisco che effettivamente c'è la distorsione, vedete, creata dal vetro stesso. Ok, fatto anche questo esempio, quindi data la possibilità di realizzare più o meno un qualsiasi tipo di vetro, adesso creeremo un ultimo tipo di vetro, magari un vetro un po' più smerigliato.